Passiamo ora alle loro versioni cartacee, più una, che in quest'ultimo periodo sta riscuotendo un così grande successo da meritarsi una propria trasposizione animata. Bando alle ciance, e ora vi spiegherò le differenze tra fumetti, manga e manhwa. Come ho fatto per i cartoni animati, incominciamo dall'Occidente. E quindi dai fumetti occidentali, che sono una moltitudine e si suddividono dai noti iconici fumetti americani, come la DC, la Marvel, quella meraviglia che porto nel cuore tra il ventricolo e l'atrio destro, che è l'Image Comics, e la Dark Horse. E poi ci sono quelli europei. Il fumetto è un medium costituito principalmente da immagini e testo presenti all'interno di un balloon, detti anche fumetti o in didascalie, che generano la narrazione. Un testo pubblicato secondo tali modalità è detto fumetto o albo o storia a fumetti. Il termine fumetto si riferisce più precisamente al balloon, simile a uno sbuffo di fumo, utilizzata all'interno nelle immagini per riportare il dialogo tra i personaggi. Negli USA e nei paesi anglofoni i fumetti sono indicati come comics o comic books, mentre in Giappone vengono chiamati manga, che significa immagini in movimento. In Francia si usa l'espressione bande dessinée, striscia disegnata, o in lingua spagnola, historieta, o tebeo. E ora ragazzi, è ritornata l'ora di storia, quindi pronti a sentire com'è nato il fumetto e come lo conosciamo noi. Detto questo, andate a pagina 394. non c'è bisogno che vi dica che i fumetti, come i manga, sono venuti prima della loro controparte animata. Ma quanto prima? Vi basti sapere che il fumetto più antico della storia dell'uomo risale alla preistoria, nelle grotte degli uomini primitivi. Erano presenti delle pitture rupestri, usavano immagini per raccontare resoconti di caccia, vita quotidiana o determinate idee o desideri. Nell'antichità classica, le decorazioni dei bottegai dell'impero romano rappresentavano la merce, accostandovi frasi di invito, mentre la colonna traiana, risalente al 113 d.C., narra con una sequenza spirale le fasi della conquista della Tracia. Tipica del periodo medievale fu l'illustrazione con funzione religiosa di scene sequenziali della vita di Gesù e del Calvario. Nelle Bibbie dei poveri, libretti di poche pagine a immagini della storia sacra erano abbinate versetti biblici o didascalie in latino. Le prime lingue si basavano su immagini disegnate, come geroglifici o in generale pittogrammi. Questo perché l'immagine, contrariamente alla parola scritta mediante un alfabeto, conservava in sé un'immagine cartacea di iconicità, che permette dunque al fruitore di comprendere discorsi semplici nell'immediato, senza bisogno di un linguaggio complesso. Arrivati ai tempi moderni, possiamo vedere una grossa spaccatura tra il tipo di fumetto americano e quello europeo. Il primo risale all'ideazione del personaggio di Yellow Kid, Richard Felton Outcast. Il Yellow Kid era caratterizzato da un camice giallo su cui venivano scritte le battute che pronunciava. Esordì sul New York World del 7 luglio 1895. Il personaggio è tanto famoso che dà il nome a un importante premio italiano del fumetto. Ricerche successive però fanno risalire a molto prima la nascita del fumetto moderno americano, collegandosi a personaggi del ginevrino Rudolph Truffer. La prima serie a fumetti viene pubblicata, sui quali giornalmente venivano mostrate strisce orizzontali di 3 o 4 vignette, contenuti in un episodio autoconclusivo, una parte di una storia a puntate, e settimanalmente, dove venivano allegate intere tavole. Il mercato dei cosiddetti fumetti sindacati si dividono per generi sostanzialmente in due filoni: quello delle comic strips, strisce di genere comico, solitamente autoconclusive, e quelle delle story strips, storie a tema di vario genere, solitamente a puntate. Molti fumetti avevano una serializzazione giornaliera, apparendo 6 giorni alla settimana contro 4 vignette al giorno, altri settimanali e solitamente a colori, altri ancora senza striscia che in tavola, anche se di solito sia per esigenze creative
e grafiche che per differenza di pubblico. Chi comprava il giornale tutti i giorni spesso non lo comprava la domenica e viceversa. Si cercava di mantenere, qualora la storia fosse a puntate, due filoni narrativi differenti, uno feriale per le strisce e uno festivo per le tavole, e quindi due storie parallele dello stesso personaggio, che si svolgevano una 6 giorni alla settimana e una solo alla domenica. Tra i primi e più citati, oltre ad Outcut e Winsor McCay, lo stesso che creò il primo corto animato, Lionel Feininger. Fra le due guerre mondiali nacque però un genere che ha avuto grande successo col tempo e fra le sue file ha diversi fan, compresi il sottoscritto, ossia il comic book, che acquisì all'istante un grande successo e sul quale appaiono storie a puntate di diversi personaggi, alcune delle più longeve icone nate in quel periodo, come Superman o Batman, che videro la luce su riviste contenitore come Action Comics o Detective Comics e non su albi singoli. Mentre il fumetto sindacato, quello diffuso su licenza su vari quotidiani, mantiene grandi vendite, arrivando facilmente a milioni di copie vendute, vista la diffusione del prezzo dei quotidiani cui sono allegati, i comic books invece affrontano vari problemi editoriali e sociali, causati principalmente da due fattori. Il primo da Frederick Bertram e il CCA, Comics Code Authority. Tutto all'inizio per colpa di uno psichiatra, Frederick Bertram, bravo nel suo mestiere quanto Luca ha giurato a parlare. Buongiorno al pubblico maschile, buongiorno al pubblico maschile. Da ragazzo faceva il ballerino, andava in una scuola di Ganza vicino a Livorno. Epidemiologo. Epidemiologo, cos'è? Epidemiologo. A fra poco, a fra poco, a fra poco, a fra poco. Pubblicò nel 1954 Seduction of the Innocent, un saggio nel quale metteva in guardia dei fumetti, rappresentati come una forma deteriore di lettura popolare e della sua principale causa di delinquenza giovanile. Sì, prendi Superman. Quando lo vedi pensi subito di voler essere come lui, di andare a rapinare qualche banca, perché lui nei suoi fumetti lo fa sempre. Oppure Batman. Chi non ha mai immaginato di vestirsi come un mammifero volante, sembrando un topo gigante e andando per la città per ammazzare chiunque gli capitasse a genio? A tutti, vero, leggendo Batman? Anche se nei primi anni di pubblicazione l'uomo pipistrello uccideva i suoi nemici e i vari delinquenti. Questo maledetto libro, nello stesso anno di pubblicazione, allarmò i genitori, che avviarono campagne in favore della censura sui fumetti. In quel periodo il Congresso degli Stati Uniti aprì un'inchiesta sull'industria del fumetto. Fu nello stesso anno che gli editori di fumetti istruirono volontariamente la Comics Code Authority, la CCA, per autocensurarsi. La CCA era un organo di censura che passava in rassegna ogni singolo albo prima della sua pubblicazione. Pur non avendo nessun peso legale, molti negozianti si rifiutarono di vendere fumetti senza questo particolare marchio. E cosa proibiva la CCA? Ma pochissime Come il cose. sangue, la violenza e la sessualità esplicita, ovvero quello che fa la Mediaset con gli anime che trasmette sulle sue reti. Riteneva anche che le autorità non fossero mai messe in ridicolo e che i buoni dovessero sempre vincere. Sai che palle. Già sapevi come andava a finire. Poi vennero censurati creature come i vampiri, i licantropi e gli zombie. Proibiva la presenza di liquori, tabacco, coltelli, esplosive, donne poco vestite, intonaciature discutibili. Enzo Paolo Turchi, la dignità di questa cosa che hanno creato. E allora se toglievano tutte queste cose, che cazzo me lo comprava a fare il fumetto? Ma soprattutto, ma che facevano i personaggi? Superman si faceva una vacanza in giro per il mondo volando e fregando le compagnie aeree e Batman giocava a carte con Robin. Oh mio Dio, ma che schifo è sta cosa? Questo codice, peggio del dominio dell'oscuro imperatore Palpatine, dominò per anni, durante i quali la maggior parte degli editor, tutti quelli più importanti, Pubblicarono. solo storie approvate. Però già nel decennio successivo, negli anni 60, si iniziò a tralasciare questo codice, che man mano perderà sempre più spessore e importanza, non solo a livello editoriale, ma anche a livello pubblico. Nel 1971, per esempio, il baffo della verità, il baffo più amato da tutti, Stan Lee, direttore responsabile della Marvel Comics, venne incaricato dal Ministero dell'Educazione e Salute degli Stati Uniti d'America di realizzare una storia sull'abuso di stupefacenti. Lee scrisse la storia per l'Uomo Ragno, ma la CCA la respinse a causa della presenza di droghe nell'albo, ritenendo il concetto irrilevante. Lee se ne infischiò e
e con l'approvazione del suo capo Martin Goodman pubblicò ugualmente la storia su Amazing Spider-Man numero 96 senza il marchio della Comics Code Authority. Questo costrinse a rivedere il codice in un modo da permettere la presenza di dipendenza da narcotici o droghe se presenta come abitudini viziose. Ritornarono i vampiri, lupi mannari e simili. Forse a causa della mancanza della presenza dei morti viventi in queste opere, i zombie vennero esclusi. Col tempo l'influenza del codice dei fumetti diminuì. Dal 2005 il bollino della CCA raramente sarà presente sulle copertine degli albi e ogni volta la sua visibilità sarà molto scarsa. Anzi, la CCA, il suo marchio, lo troveremo solamente in rare occasioni sulle copertine della DC. Il comic book è una pubblicazione contenente principalmente storie e fumetti pensata agli inizi del Novecento, nella Terra dei Sogni, e col tempo usata nel resto del mondo. Nella forma più comune negli Stati Uniti, il comic book è una rivista spillata di 32 pagine più le 4 di copertina, contenente una storia a fumetti mediante di 22 pagine, di solito a colori. Le rimanenti pagine sono dedicate a pubblicità e articoli. Possono anche avere un numero maggiore di pagine, spillati o brossurati, ma quasi sempre 17x26 cm. In Italia questo formato ha cominciato a diffondersi proprio per la pubblicazione di fumetti statunitensi, editi dalla Marvel e dalla DC. Nel marzo del 1897, grazie a William Randolph Hearst, proprietario del New York Journal, di altre testate, iniziò la raccolta di albi a sei stanti delle strisce a fumetti pubblicate su quotidiani, annoverandole almeno 70 tra il 1900 e il 1909. Molte di esse erano regalate in abbinamento all'acquisto di altri prodotti. Negli Stati Uniti d'America raggiunsero grande popolarità come il tour tra i soldati durante la prima e la seconda guerra mondiale. Il primo comic book con materiale originale fu fondato nel 1929 per iniziativa di George T. Deltacore Jr., proprietario del publishing con Famous Funnies. Verso la metà degli anni 30 comparvero alcune piccole aziende come la DC Comics, che iniziarono a pubblicare fumetti in albi seriali come All-Star Comics, Action Comics o Detective Comics, in generale incentrate sui supereroi, che contribuirono a dare impulso all'industria dei comics, a partire da Superman, creato nel 1938. Inizialmente ogni albo includeva un certo numero di storie dedicate ai diversi personaggi, ma la lunghezza usuale delle avventure crebbe progressivamente, finché negli anni 60 la maggior parte degli albi conteneva un'unica storia autoconclusiva. Negli anni 80 iniziò la consuetudine di prolungare la storia in più albi della stessa serie, in cui si affacciano altri formati come le graphic novel, che sono cosa buona e giusta, e io vi consiglio sempre di comprarli per i volumi in brossura o cartonati. Dopo aver esordito su periodici dedicati come il Corriere dei Piccoli, crebbero notevolmente i fumetti e si diffusero, specie dopo la disfatta di Caporetto, nelle trincee attraverso la massiccia pubblicazione di giornali rivolti ai soldati. Oltre al Corriere, nascono altre riviste che propongono materiale americano, tradotto approssimativamente, eliminando i balloon per dare delle didascalie in rima ritenute più adatte ai bambini. Negli anni 30 vengono pubblicate anche opere di autori italiani, Kit Carson, Tirino Albertarelli, pioniere del genere western, Dick Fulmine o le imprese fantastiche di Saturno contro la Terra. Nel secondo dopoguerra compaiono gli albi a strisce, fino ai tempi moderni, con i formati Bonelli per il genere avventuroso o Tascabile per il genere giallo noir, generando una delle più fervide e interessanti letture fumettistiche del Novecento, con personaggi entrati nell'immaginario collettivo come Tex, Zargor e Diabolik. Questi sono personaggi iconici del fumetto italiano, ma nemmeno la Francia e il Belgio sono da meno. Il fumetto è concepito più alla stregua di un romanzo a puntate, le uscite solitamente irregolari di un albo di una serie. In Francia e in Belgio di solito il fumetto è concepito più alla stregua di un romanzo a puntate e le uscite solitamente erano irregolari. Fra le opere immortali del Belgio c'è Tintin. E se qualcuno vi dirà: ma Tintin è francese? Voi, che sapete bene le origini, gli direte: belga bestia!
parliamo dei manga, la controparte cartacea degli anime, che principalmente sono i manga a dare origine agli anime, come abbiamo visto. Allora, cosa si indica con manga? È un termine nipponico che indica fumetti di piccolo formato. E come abbiamo visto per gli anime, anche per i manga in Giappone questo termine viene usato per indicare sia fumetti di origine giapponese e non, senza fare distinzioni del target, delle tematiche e della nazionalità. A partire dagli anni 50 il manga è diventato uno dei settori principali dell'industria editoriale giapponese. Anche se nato in Giappone, questa forma di intrattenimento è stata esportata e tradotta in tutto il mondo, con una platea internazionale molto nutrita. I manga sono principalmente stampati in bianco e nero, ma non mancano pubblicazioni totalmente a colori, meno frequenti di quelle in bianco e nero per via dei costi realizzativi più alti che richiedono la colorazione. In Giappone sono tipicamente serializzati su riviste dedicate, la più famosa è la Shonen Jump, dove sono contenute più storie, una delle quali viene presentata con un singolo capitolo, per poi essere ripresa nel numero successivo. Se una serie ha successo, i capitoli possono essere raccolti e stampati in volumi detti tankbon, e le serie possono ricevere un adattamento animato dopo o anche durante la sua pubblicazione. Gli autori di manga, detti mangaka, lavorano tradizionalmente con assistenti nei loro studi e sono associati con un editore. Questa volta tra manga e fumetto c'è una notevole differenza dovuto all'impaginazione e alla struttura delle pagine. I manga si leggono al contrario rispetto al fumetto occidentale, partendo da quella che per noi è l'ultima pagina, con la rilegatura alla destra, e le vignette si leggono da destra verso sinistra, ma sempre e comunque dall'alto verso il basso. In questo modo gli occhi vagano nella pagina cogliendo inizialmente alcuni dettagli, scelgono di soffermarsi prima su alcuni tipi, ricavando alla fine non una lettura analitica di contenuti, ma un'impressione generale di ciò che sta accadendo. L'impaginazione è basata sui tagli e le inquadrature rimangono le stesse utilizzate in qualsiasi altro stile fumettistico, ad eccezione del piano d'azione, che non viene quasi mai utilizzato. I tagli delle vignette possono essere classificati come segue: orizzontali, può essere anche verticale, diagonali o vignette chiuse o aperte. In origine i personaggi dei manga erano figure dai grandi occhi che fecero pensare che tale prodotto fosse destinato a bambini e ragazzi. L'origine di questa caratteristica è dovuta sempre e comunque all'onnipresente magistrale autore che era Osamu Tezuka, che nel 1946 cominciò a pubblicare le sue opere, prime fra tutti Mashan no Nikicho e Astro Boy. Tezuka fu un grande ammiratore di Walt Disney e ammise di essersi ispirato per realizzare Kimba, il leone bianco, allo stile del lungometraggio Bambi, realizzato nel 1942. Sembra ironico pensare che lo studio Disney copierà, volevo dire, si ispirerà a sua volta per la creazione di Simba, del Re Leone. Quindi si può ipoteticamente dire che il Re Leone è stato ispirato da Kimba, che a sua volta prese ispirazione da Bambi. E quindi quest'ultimo è il nonno spirituale di Simba, un leone nipote di un cervo. Che storia avvincente! Col tempo sono arrivati altri autori con uno stile di disegno completamente diverso, ma soprattutto evoluto, Fullmetal Alchemist, dove i tratti infantili sono del tutto inesistenti, soprattutto nell'opera Dark di Kentaro Miura, che non disegna con tratti infantili, ma con solidi e cupi traumi. Altra differenza è che i dialoghi sono presenti, anche se il manga tende ad illustrare e non a spiegare, e sono posti in balloon variabili, la cui dimensione dipende anche dal volume del dialogo. Una frase scioccante sarà data una rilevanza maggiore nella tavola rispetto ad altre, dove verrà posta in un balloon molto grande, mentre nel fumetto occidentale questo effetto viene raggiunto con una lettering di grassetto. Prevalgono dialoghi brevi e il lettering viene realizzato a mano. Le didascalie sono rare. Parliamo di questo ultimo genere, proveniente dalla Corea, che in quest'anno, il 2020, passerà la storia per la prima trasposizione animata di un manhwa. Ma cosa sono? Il termine manhwa serve a indicare generalmente nella lingua coreana, come in Giappone, fumetti e cartoni animati. Al di fuori della Corea, il termine indica i fumetti realizzati nella Corea del Sud, anche se l'industria del fumetto
sta emergendo anche in Corea del Nord. I manhwa sono molto più simili ai fumetti occidentali, infatti vengono letti nella stessa direzione, orizzontalmente e a destra a sinistra, perché l'hangul, l'alfabeto coreano, normalmente scritto è letto orizzontalmente, sebbene possa anche essere scritto e letto anche verticalmente da destra a sinistra, dall'alto in basso, e a differenza dei cugini manga sono prevalentemente colorati. E finalmente lo posso dire, anche questa prima grande e immensa guida volge al termine. Ditemi un po', avete scoperto qualcosa di interessante? Quali sono i manhwa e gli ultimi fumetti americani e europei che avete letto? Fatemelo sapere nei commenti. Un grande abbraccio e statemi bene. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!